E benvenuti a tutti a questa nuova puntata di storie di celluloid. Buonasera, Benedetta. Buonasera, Danilo. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Benvenuti, benvenutissimi. Grazie questa, questa introduzione molto, molto pimpante, molto, molto, molto su, molto apposito. Sono, sono molto a mio agio quando si parla di surrealisti. Infatti, la mia camicia parla la gara, da tu, sola, già che camicia parla chiaro. E arrivano esatto. i primi saluti da Benedetta, vediamo chi è, ci saluta Masosh Masoshki? Masoshki? Masoshki. ciao Masoshki. Gabri, Masoshki. un bacio. Saffo, ciao Saffo, benvenuto Saffo, ma voi pure tra poco state in diretta, eh, oltre a voi, voi di Talk dovrebbero stare un po' in La concorrenza di cui però. abbiamo bisogno. La concorrenza di cui abbiamo assolutamente bisogno. E, allora... Sandro, ciao Sandro, perché <ride> ogni volta che Sandro io mi è da ridere. E poi <ride> è e... in senso buono, eh? No, in senso e... Detto questo, come, oh, si notare, sì. come si può notare, da, dal sottopancia, eh, e già da giù. Oggi di che parliamo? Benedetta. Ormai io lascio fare a Benedetta. Diciamo la verità, nel senso io lascio che le cose vadino come devono andare. E quindi eh, lascio ormai le redini a Benedetta. Di, 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 no, diciamo, ma, la, di, la, ma non dire padre. questa cosa. Diciamolo, diciamo Che se pensavo, tutti pensano che avete il patriarcato, avete cose che invece, invece io lascio le redini a Benedetta. E Benedetta giustamente ha delle ottime idee. L'ottima idea di, no, Benedetta, di questa sera. Ma come se sera... No, ma non lo dico per, per, per qualcosa. È che ten... Perché è vero, senso, bisogna dirlo. E... L'ottima idea di stasera è affrontare, diciamo così, il manifesto del surrealismo. Si potrebbe dire, giusto, Benedetta? Eh sì, 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 assolutamente. La scena andata. Esatto, non è solo la del manifesto infatti ho chiamato il cane andaluso ma bacchettato oh, dicendo, dicendo non lo dire no, mai ma... più <ride> no non è, non è sbagliato è che è una traduzione bruttissima cioè nel senso mh, cioè, posso capire eh, quelli che ad esempio dicono un perro andalus perché comunque cioè, nel senso ci sta ma un cane andaluso io vi giuro quando l'ho letto no, ho detto no ragazzi cioè veramente è, è, è già assurdo no. il, è già assurdo questo titolo al <ride> no, film no. No dai, infatti sì, infatti sì. No, ma anche per, è, è il, è il nome, diciamo, ufficiale italiano del film. Eh... Esatto, purtroppo, perché siamo purtroppo. molto bravi a tradurre i titoli. <ride> esatto, siamo dei, degli esperti. Se, ricordo, se, se, se mi lasci, ti cancello. Esatto. questo. Ma detto questo, benedetta, allora. ci vuoi introdurre in questo fantastico mondo? Che il surrealismo. Così alla vita. Io, 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 mamma mia, però sei proprio. <ride> grazie Danilo, veramente. Mi dai questo. mi scarichi addosso questo peso abbastanza. Ok, dai, ci provo. Eh, iniziamo appunto a. Eschere... Ciao, buona live, grazie. Eh, no, Diciamo, iniziamo un po' a. Mh, intanto mh, capire in che contesto si inserisce questo film no? eh, è uscito nel 1929 e, ed è un po' un, un film anomalo ecco comunque sì. il 29 o in generale gli anni 20 sono anni di grande sperimentazione cinematografica letteraria e artistica sono gli anni delle avanguardie no? dadaismo futurismo surrealismo appunto eh, però rispetto alla eh, diciamo produzione Cinema del tempo e comunque degli anni venti è un film abbastanza anticonvenzionale, al punto, infatti, da non trovare dei finanziamenti al momento eh, della sua produzione proprio per questa sua anticonvenzionalità. Buon'Orella dovette chiedere un prestito a sua madre, è detto, è detto tutto. Sembra quasi una, una, una situazione moderna, no? Ormai Lo i sai. giovani cineasti devono sborsare i soldi, altrimenti, purtroppo. E non si riesce a trovare finanziamenti, è la, è la situazione più o meno quasi della maggior parte anche dei registi emergenti sì, in un certo senso. Esatto, esatto, esatto. E il 29, appunto, eh, dicevo, è un anno particolare perché, comunque, eh, è anche un'ondata del, 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 del realismo. Per esempio, della corrente re realista francese eh, abbiamo nomi di spicco tra i registi di spicco di, di questo periodo, cioè ci sono, ad esempio, eh, Dreyer. Uh, Ljubic e, e Lang Marno e, e mol, molti altri e molti di questi registi europei vista comunque la situazione mh, possiamo dire della propria madre patria in generale dalla Francia alla Germania in modo particolare ma anche l'Italia vista anche comunque l'ascesa di Hollywood molti presero fecero le valigie e si spostarono a Hollywood e, e infatti in questo contesto quindi di, di, di preponderanza di, di, di Hollywood sulla scena cinematografica ci sono però anche delle, delle piccole rivoluzioni e Ascenda da Lu può essere considerato un film rivoluzionario proprio per questo, proprio perché va a scardagliare le regole del cinema comunque narrativo eh, o proprio del cinema convenzionale. E è un film di fatto che, eh, a differenza di molti altri film, non ha una vera e propria trama, non si può no. dire che sia un film che segue una, una, una trama speci specifica o comunque ben chiara, ed è anche mh, proprio per questo importante, no? Eh, io direi quindi di, di iniziare a parlare di Rascenando lui proprio leggendo una. Mh, una, un estratto da un articolo del, del 29 di una rivista eh, spagnola che si mm. chiama Mirador ed è un, un articolo molto interessante perché in qualche modo eh, fa capire, fa comprendere la portata rivoluzionaria e anche eh, sociale di un film del genere che stranamente eh, buonasera Franchi. che stranamente a quanto eh, i, i due, diciamo il regista, quindi lui Buñuel e Dalì, che collaborò con Buñuel nella, nella stesura nella sceneggiatura di questo film, eh, dicevo, contrariamente alle loro aspettative, il film si rivelò un successo. E lo vedremo poi quando affronteremo eh, più da vicino la, la Genesi. Allora, vediamo un po' che cosa scrivono i giornalisti delle Mirador per parlare di questo, di questo film. Dai. Un Shen Andalou o un Per Andalus o in italiano tradotto in modo veramente orribile con un cane andaluso, vabbè. E, allora, pensiamo che il pubblico che ha applaudito a un Shen Andalou è un pubblico abbruttito dalle riviste e dalle divulgazioni d'avanguardia, un pubblico che applaude per snobismo tutto ciò che gli sembra nuovo e bizzarro. Non ha compreso il contenuto morale del film contenuto che è indirizzato direttamente contro quel pubblico con una violenza e una crudeltà totali e già qui <ride> abbiamo messo un po' abbiamo lanciato un po' de, delle, delle delle piccole de, delle piccole dei piccoli indizi, no? Esatto. Perché, lo sai. perché esatto. Cioè è un film che è molto polemico, soprattutto per quanto riguarda proprio il pubblico italiano, no? Eh, mm. e, e soprattutto un pubblico litario abituato a uh, affrontare, a, uh, diciamo, a. Uh, Affrontare sì delle visioni di film che sono patin molto patinati, ricchi di soluzioni estetiche, le tra le dissolvenze, le sovrimpressioni, tutte soluzioni estetiche che sono riprese in questo film e rovesciate in chiave grottesca, molto violenta, come vedremo. Ma infatti, diciamo che comunque era un pubblico. Abituato a vedere un una determinata tipologia di, di, di cinema, che era quella dei registi che tu hai citato prima, giustamente, no? Quindi ritrovarsi improvvisamente in un mondo totalmente anarchico di idee, esatto. come poteva essere un prodotto di, di, di Dalí e di Buñuel ovviamente, le, le, ci rimane un po' così, no? in un certo senso. Eh sì, considerando poi che il 29 è anche l'anno di uscita delle passioni di Giovanna d'Arco di, di Dreyer, esatto, esatto. massimo emblema di fotogenia, di, di perfezione, di immagine, e poi esatto. esce al Senandalu Andalù, che come vedremo, poi appunto ve lo, ve lo faremo vedere nel corso di questa live, quindi è già un po', eh, già da questo tu inizi a capire che proprio c'è qualcosa che non va, e... Mm. Danilo, giustamente prima dell'inizio della live, tu mi hai detto che eh, il titolo è un, un elemento fondamentale nel suo essere totalmente in contrasto con il film, perché spoiler: non c'è nessun cane andaluso nel film. Esatto, esatto. E, Quindi Fun fact, nel senso: non c'è nessun esatto, cane andaluso. Nel film. Non c'è nessun can, Mi spiace per, chi, per tutti coloro che sono venuti qui nella speranza di vedere questo cane andaluso aspettative disattese non c'è nessun cannello deluso ed è esatto. proprio per questo che è importante il titolo no? ne stavamo parlando prima sì, ne stavamo parlando prima perché appunto stavamo discutendo dicendo appunto che c'era questa, questa dichiarazione di Benuelle dove lui appunto dice che l'unica cosa assurda nel film in realtà è il proprio il titolo eh, mentre molto ecco, lui ci teneva molto a chiarire il fatto che in realtà il, il film non è una cozzaia di immagini prese e messe lì, spiattellate a caso, diciamo così, alla mercé degli spettatori. Anzi, eh, lui si giustifica dicendo: Avrei potuto a quel punto, tranquillamente, fare dei flash in un certo senso. Esatto, sì, sì. sì. Poi leggeremo questa, questa dichiarazione, fatta molto interessante. E sì. Oltretutto, in realtà, cioè, non, non era il primo titolo scelto, una scena andalou. Mi, mi scuso per esatto. il mio francese e spagnolo. Qual era, quali francese... erano gli altri titoli? Qual erano gli altri titoli, bene. Ah, vuoi dirlo tu? No, no, dillo tu, dillo tu, figurati. No, perché non ce ne ho davanti, oltretutto. Okay. Quindi... <ride> Va bene, sì. eh, erano, diciamo, due titoli eh, mm. del, della prima stesura. Il primo era. Scusatemi ragazzi se sapete lo spagnolo, io chiedo veni, oltretutto ho anche origini spagnole, quindi questa cosa non mi fa per niente onore. Allora, eh. il primo titolo è La Vaia Marista, che significa sostanzialmente una, 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 una beffa da prete, uno scherzo da prete, perché i maristi sono infatti dei, dei, dei preti e diciamo esatto. che è una, i maristi sono delle figure, come dire, abbastanza note, abbastanza come dire vicine a, a Buñuel proprio perché eh, hanno un po' influenzato la sua infanzia lui comunque ha, esatto. è stato istruito in un collegio di eh, di preti maristi e da lì non a caso ha sviluppato una repulsione proprio per, per tutto ciò che concerne la e le, li rivediamo anche all'interno del, del corto se non sbaglio esatto, sì sì sì, sono all'interno del, del corto sono legati Legati, <ride> e sono certo. legati al protagonista e il protagonista se li trascina dietro no? proprio esatto. come per dire una, una religione una, una morale religiosa che va proprio ad opprimere eh, l'uomo stesso ed è infatti una tematica molto cara a Buñuel e molto ricorrente nella sua poetica no? e, è stata um... proprio anche la motivazione poi ad un certo punto del, del, della separazione diciamo così artistica esatto. dei due Beh, sì, entro, sì esatto. Siamo dei due, parliamo di Dali e Bunuel. Dali e, e Dali e Bunuel, infatti. Sì, sì, anche perché comunque loro dopo questo, questo corto realizzeranno Door e poi esatto. non, non faranno più nulla insieme. Esatto. E allora, il secondo invece titolo, è troppo lungo in spagnolo, quindi non lo dirò, proprio anche per <ride> dignità personale, e cercherò di parafrasarvelo. Sostanzialmente significa vietato guardare all'interno. Ed è un titolo che entra in conflitto con in realtà lo scopo del film, esatto. comunque si pone in atteggiamento antifrastico perché è un film che comunque eh, la cui tematica principale, ma anche la cui stessa logica strutturale è quella dell'inconscio, dei, esatto. dei dettami, delle, delle procedure, delle regole dell'inconscio stesso, di un desiderio proprio di voler far parlare l'inconscio, quindi di guardare all'interno, di guardare dentro e aprire. Eh, diciamo metaforicamente, ma poi anche nel film possiamo dire proprio squartare eh, l'uomo stesso per poter immergersi all'interno del suo inconscio e dare vita a, a, ai suoi, alle sue pulsioni più basse, ai suoi desideri più nascosti alle stesse parole dell'inconscio, che è un po' quello che Dalì e Buñuel si, diciamo, si, eh, sul quale lavorarono anche nella stessa stesura del. Um, del, del corto, proprio attraverso un procedimento molto particolare, che è un procedimento paranoico-critico, che eh, lo stesso Dalì, in quegli anni, aveva in qualche modo elaborato e che si basava su ehm, un altro procedimento di André Breton, che vedremo essere poi, diciamo, in qualche modo il capoccia dei surrealisti <ride> per dirla romana, no? Il capo, <ride> possiamo dire, il, colui che ha in qualche modo. Eh, Consolidato il movimento stesso e ha scritto anche il manifesto stesso, che sì. era, un, possiamo dire un, un processo che è della scrittura automatica. che Vi leggo proprio ciò cosa significa per André Breton eh, il processo di scrittura automatica, perché poi ci servirà anche proprio per comprendere la struttura stessa del film. Cos'è la scrittura automatica per André Breton? È una dettatura del pensiero in assenza di qualsiasi controllo esercitata dalla ragione e al di là di qualsiasi preoccupazione estetica e morale. Cioè proprio di un'idea di, di far parlare l'inconscio stesso, di dar vita a delle immagini, eh, diciamo, possiamo dire, suggerite dall'inconscio, che non hanno apparentemente un legame razionale tra di loro, ma che in realtà poi vedremo avere in un certo senso. Esatto. Quindi eh, questi sono appunto i... I, diciamo in qualche modo i, i titoli di riferimento, poi si scelse mh, il, il titolo Andalù Andaluz per Andaluzia per delle ragioni che sono ancora poco chiare e che eh, vedono coinvolto anche, a, coinvolta anche la figura, per esempio, di Federico Garcia Lorca. Eh. Eh, Garzia Lorca, non so se sai, se sai questa cosa, se intervieni, bloccami in qualsiasi istante se no, vuoi no, parlare, no, 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 vai anzi anzi, questa non la sapevo in realtà. Ah, e allora che è successo? Che ehm, nella, nei primi anni venti, Da lì e, e Bruno si incontrano in, nella residenza. Mm. Stavo Sto leggendo la francese. Scusate, mm. la devo leggere, questa è, è spagnola, è Sarebbe la residenza degli studenti, quindi le okay. residenze degli studenti, una cosa del genere. Scusate ragazzi, chiedo Venia, non insultatemi in chat. E, <ride> e, e, e conobbero, appunto, si conobbero a vicenda e conobbero anche Federico Garzia Lorca che all'epoca studiava lì. Mm. E, e fatto sta che c'è questa storia abbastanza così una voce da corridoio che tra eh, da e, e l'orca ci fosse stata una relazione eh, appunto omosessuale mm. da ha sempre smentito questa cosa dicendo di aver più volte rifugiato le, le avance dell'amico dell e, e, e di, cioè, questa, questa cosa che in realtà il perro andaluso sarebbe Federico Garzia Lorca tant'è che lo stesso Federico Garzia Lorca dirà una volta a lì che eh, Leggo, Buñuel ha fatto una stronzata che si chiama scena andalù e questo andaluso sono io. E da questa cosa, <ride> da questa cosa di paglia di lorca è nato il mito del vedi, ce l'hanno un po' contro Federico Versa Lorca e contro eh, quella, quella tipologia di intellettuale, tant'è che l'orca prenderà sempre le distanze da, dal, dall'opera, dal movimento, eccetera. Però questo secondo me è, un, è più una, una sorta di leggenda, magari ok. Tranqui. Ciao Brian, ecco Brian è spagnolo, è, diciamo una cubana e quindi mi odierà per questa cosa. Mi spiace Brian, però ci conosciamo da tanti anni, quindi so che tu puoi capire. Eh, eh, e quindi niente, c'è questa anche questa, questa leggenda un po', però secondo me eh, non è essenziale per la comprensione appunto di, del film, è più un aneddoto. Ok, detto questo. Vogliamo iniziare a parlare della, della Genesi, magari facciamo scorrere qualche immagine. Sì. Non lo so, prima vogliamo parlare delle, delle, del rapporto con i surrealisti, forse è meglio. Come, come preferisci? Io ogni tanto faccio scorrere le immagini. Le immagini. Che, le immagini. Se mm. le trovo. Sì allora dai, partiamo dalla Genesi e poi magari parliamo anche dei surrealisti proprio in relazione alla Genesi stessa ah, oltretutto ovviamente se ci sono delle domande dalla chat ovviamente fatecele tranquillamente, eh, esatto. siamo qui apposta sì. siamo qui per voi esatto in questi allora, casi. esatto esatto per parlare della Genesi, ora ecco davanti a noi abbiamo questa immagine allucinata di un Dalì molto poco <ride> con se stesso e molto come dire, molto, anche un po' inquietante, insieme no. a eh, <ride> Merrey, perché Buñuel Orson Welles, Orson Welles, mi spiace, e, comunque, a parte, non mi, eh, Frankie, Frankie deve sempre disturbarmi, eh, poi sapete che quando qualcuno parla di Orson Welles io mi distraggo. Allora, esatto. e, mh, <ride> vabbè, a questo punto hai messo queste immagini, quindi iniziamo a parlare proprio del rapporto con i surrealisti stessi. Se sì. c'è cioè, cioè proprio lì mi, mi metti da lì e merrei io non posso. Diciamo che ti do allora. il via ti do il via. Diciamo che il movimento surrealista nasce un po' dalle volendo. In realtà nasce un po' dalle ceneri di un altro movimento di qualche anno prima che è il dadaismo. Esatto. E nasce proprio come critica al dadaismo, giusto? Dico esatto, bene, esatto. prof. No, no, benissimo, benissimo, Grazie. le do un set meno. E <ride> allora, ehm... <ride> allora, sì, direi a questo punto. Di, proprio per, perché hai detto questa cosa che è giustissima, di leggere cos'è la definizione proprio del surrealismo eh, data da André Breton nel manifesto del surrealismo, manifesto del 1924. Redatto da Breton stesso, che infatti, come avete visto, è un po' il, eh, il capostipide anche se comunque vi sono influenze di vario tipo poi che, hanno conflu che sono confluite nel, nel, nel movimento del surrealismo e che sono precedenti al movimento del surrealismo. Il caso di Antonin Artaud, che è stato anche un po' una colonna portante del surrealismo stesso, Artaud è stato anche uno dei maestri teatrali del Novecento più importanti e più complessi e controversi, e vedremo che, infatti, sarà eh, essenziale anche per la stessa. Riuscita a scendere da lui, questo lo vedremo dopo. Dicevo leggiamo un po' cos'è il surrealismo, cosa si intende per surrealismo. Allora, il surrealismo è automatismo tipico puro col quale ci si propone di esprimere il funzionamento reale del pensiero, dettato dal pensiero in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica e morale. Questa frase è essenziale. In assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione è proprio, possiamo dire, la frase che potrebbe più rispecchiare questo, questo cortometraggio, no, mm. che è proprio tutto forché razionale, eppure, eppure le immagini non sono casuali. Quindi non vi è il controllo della ragione, ma vi è una logica dettata da un qualcosa che è oltre la ragione stessa, che è più profonda della ragione stessa, e che è svincolata dalla ragione stessa. Il surrealismo si fonda sull'idea di un grado di realtà superiore, connesso a certe forme d'associazione finora trascurate, sull'onnipotenza del sogno, sul gioco disinteressato del pensiero. Il surrealismo tende a liquidare definitivamente tutti gli altri meccanismi psichici e a sostituirsi ad essi nella risoluzione dei principali problemi della vita. Come dire? <ride> Più chiaro, più chiaro di così. Come si direbbe in questi casi me. me... Esatto. Quindi cos'è appunto il surrealismo? È difficilissimo da definire, eppure Breton, in queste poche righe, è riuscito a tracciare un po' una sintesi del pensiero surrealista, no? dell'idea di, di andare oltre la realtà sensibile, di lasciarsi in qualche modo. Eh, a, proprio di approdare a derive che sono eh, in qualche modo eh, lontane, che riguardano la sfera del sogno, dell'inconscio, dell'impulso eh, e che sono quindi eh, svincolate da ogni vincolo, eh, scusate il gioco di parole, razionale. E diciamo che eh, il rapporto con, tra Dalí Buñuel e il surrealismo è molto interessante perché in realtà ehm, il primo che. Possiamo dire ha trascinato in realtà Buñuel nella corrente, è stato ovviamente da lì, <ride> cioè, mm. come sempre, perché da lì è sempre, è, sempre, cioè, è sempre quello che, che fa caciara, il trascinatore che fa caciara, e che quindi ha in qualche modo. Eh, fatto conoscere in qualche modo eh, il movimento a, a, a Bunoel stesso. Ora io farei vedere un'immagine, quella del, di tutti i surrealisti. Eh, sì, allora, okay. eh, cioè, 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 se mi dici il, il titolo dell'immagine, io vado velocissimo. Eh, esponenti del surrealismo qualcosa? Il bello delle dirette, okay. ragazzi. Ah, ah, allora, ah, no, no, allora, ok, questa, questa, io, questa cosa, Questo è lo scherzetto che mi fa tutte le volte Benedetta, di, di, credendo di avermi inviato una foto che in realtà non mi ha mai inviato. No! E... Oh, non me lo dire. <ride> <ride> mi uccido se mi hai detto questa cosa. Ti, ti giuro, ti giuro. Eh. Sì, non credo che ci sia. Però la trovo, la, tro la cerco. Cioè, dovrebbe, essere, proprio... dovrebbe essere prima delle foto sul Unscena da Lu, dovrebbe essere tipo l'ultima prima di quelle foto. Comunque, se riusciamo a trovare questa foto, magari... Eh, aspetta, allora te la mando. Comunque, dicevo... È, interessa è, inter <ride> <ride> è interessante... È interessante... No, è interessante proprio perché nell'immagine che dovrebbe esserci ma che in realtà non c'è, ehm, veniva un po' eh, a tracciarsi quello che è una proprio delle tematiche del surrealismo stesso che un po' abbiamo iniziato a vedere, che è quella dello sguardo, dell'occhio. no? Allora, forse forse l'ho trovata allora, aspetta. Ok, perfetto. Mi sono bastate le, le, le paroline chiare. Eh, foto, foto collage, giusto? No, no, tu fai, vedere, fai, vedere, fai vedere quella, poi vediamo, no. sì, potrebbe essere quella, e comunque, no. eh, dicevo, quindi, in realtà, eh, il contatto con i surrealisti è avvenuto proprio, eh, in, proprio nel, esatto, è questa, ah, okay. Esatto, in perfetto, in questa foto molto inquietante, perché i surrealisti non sono per nulla inquietanti, ehm, possiamo vedere i maggiori esponenti del, del surrealismo. Allora, se voi guardate nella colonna a sinistra, il secondo in basso è Dalí, mentre nel a destra il secondo, eh, diciamo, eh, orizzontalmente è Bunuel, poi mm. vi sono Merrei, eh, lo stesso Breton e molti altri. Ed è interessante proprio questo, questo tema dell'occhio, che è fondamentale, è de, una de, delle tematiche principali dei surrealisti stessi, quindi dello sguardo, no? dell'andare oltre. Se voi vedete, ora ho tutti gli occhi chiusi, e eh, al centro, non so se sia Breton questo, e al centro vi è comunque un, un uomo con un occhio disegnato sull'occhio, che è un occhio in qualche modo eh, non sensibile, non è neanche artificiale, è un occhio, un occhio dipinto che va oltre l'apparenza sensibile, che è finto e, e che eh, in qualche modo è proprio finalizzato al. A... A spingersi oltre lo sguardo quotidiano, lo sguardo eh, sensibile, l'occhio umano che non è in grado di cogliere la complessità della realtà, le sfumature della realtà e anche le, eh, gli spazi più profondi, più bassi, più oscuri della realtà stessa. Mancano un po' le ragazzi in questa foto, purtroppo sì. Eh, Esisteva eh, anche all'epoca eh. il patriarcato, esatto. Sì, sì, no, c'erano anche delle, delle, delle fotografie surrealiste molto, devo Bello. dire, molto, molto interessanti però purtroppo mh, non fanno parte di, di, questo, di questo capitolo. È andata così, ragazzi, mi spiace. <ride> è, andata, mi spiace. È, andata, è andata così. Dicevo è andata così, che fratelli. Esatto, è andata così, fratelli. I rapporti col surrealismo si allacciano proprio grazie a Anshen Andalou. Anshen Andalou che ha consolidato i rapporti stessi e che eh, si è in qualche modo autoeletto come film surrealista. E... Dai, Ma e tu dimostri volontariamente o involontariamente involontariamente, involontariamente? involontariamente, perché sono stati i surrealisti stessi a riconoscerlo come film surrealista ed è interessante, comunque, c'è da sottolineare il fatto che sia stato scritto seguendo comunque un processo di matrice surrealista che è quello della scrittura mm. automatica. Mm. Cos cosa consisteva questa scrittura automatica? Allora. Parliamo anche della Genesi, no? Eh, questo film è stato ideato in qualche modo durante una vacanza. Onesto, durante una vacanza, di, tra Dalì e Bunuel decidono di scrivere un cortometraggio insieme nel 27, varie, varie prove, varie esperienze. E alla fine decidono di procedere attraverso questo, questo metodo paranoico-critico, appunto, come abbiamo visto, ideato da, da lui stesso. Ed era una sorta di di brainstorming, cioè di scrivere eh, attraverso però non uno stato emotivo che fosse vigile, che fosse eh, in qualche modo eh, lucido. Eh, ma cosciente. Eh, cos cosciente, esatto, ma attraverso uno stato che fosse alterato, ma non per forza attraverso droghe o qualsiasi altre alcol. esperienze, okay. alcol, ma anche attraverso proprio una presa di coscienza della propria alterazione, cioè di in qualche modo abbandonare una coscienza della, tipica del, dell'essere razionale per abbracciarne una molto più profonda, molto più basata sul, eh, sull'inconscio stesso, sullo eh, sul, scrivere senza in realtà rendersi conto di ciò che stai scrivendo, banalmente cioè, è detta proprio... C'è cioè, cioè un, un, un esercizio teatrale eh, che è legato a questo, a questo diciamo, questa tipologia di ricerca... Eh, non di scrittura, ovviamente, ma in forma verbale: cioè diciamo, un flusso di coscienza esatto, proprio bisogna... of consciousness esatto, dire esatto. senza pensare esatto. di dover dire, esatto. Ed è, molto è quello, è quello sostanzialmente. Cioè, loro sono partiti da due immagini l'immagine, cioè, la prima è quella della mano con le formiche, che era un sogno di Dalì che è presente nel, nel corto e, e L'Occhio Tagliato, che era invece un sogno di Bunuel. Da queste due immagini, loro hanno, dato, hanno buttato giù, proprio come fosse quasi un brainstorming, hanno buttato giù idee e hanno scritto così. E, come avevo visto, hanno girato questo film, l'hanno scritto in sei giorni. L'hanno girato mm. in pochissimo tempo, neanche due settimane hanno girato il film, in uh, alcuni teatri di pose di, di Billancourt, con degli attori che erano in qualche modo, diciamo, presi dalla strada, attori non professionisti, amici, colleghi, fidanzate, parenti, proprio una sì, cosa... Proprio una gamba, adesso non so, tu li presi dalla strada, <ride> il famoso <ride> di altro Giovanni e Giacomo. Esatto, <ride> sì, esatto. Adesso, eh, adesso. E hanno girato, hanno girato questo film. Addirittura, è interessante osservare che il protagonista del film... Non ha mai visto il film realizzarsi perché si è tolto la vita prima dell'ultima dell azione del film. Dopo averlo montato, dopo averlo montato, eh, vabbè, finito di girare, montato, eh, hanno incontrato Merray, hanno organizzato una prima proiezione privata per Mary. Ovviamente, chi è chi, chi è stato che ha portato Mary e ha fatto avvicinare Buñuel a Merray da lì? <ride> e la mamma freguita. di Bruno L gli diceva sempre non frequentare da lì non frequentare, non frequentare da lì che ti, sacchi, ti porta sei, sulla strada esatto. fai a vedere qualche immagine a tua scelta vai, vai, vai tutto... è emozionante se esatto. la sbaglio immagine sicuramente ok, <ride> okay vai, proprio quello che, che vuoi vai: stream of consciousness <ride> delle immagini ok ehm... <ride> Scusate, e, e quindi il regista si rende conto che in realtà anche in qualche modo frequentando ehm, re stesso che questo film è un film surrealista. <ride> che, che, esatto, que bravo, perfetto. Questa immagine è una, una fotografia di, di Merray eh, ed è re stata realizzata per, per una diciamo, campagna promozionale di un Rimmel. Ma da notare appunto il fatto che vi, si dia importanza all'occhio, no? all'occhio, ai particolari, queste piccole eh, palline di vetro incollate che dovrebbero essere delle lacrime, e che sono dei particolari insignificanti, ma che vengono proprio posti sotto eh, la lente di ingrandimento, possiamo dire. No? Proprio con l'idea su, tipicamente surrealista dell'in qualche modo eh, andare oltre ciò che è tangibile, per cogliere tutte le piccole sfumature, tutto ciò che. La realtà ci offre che l'occhio umano non può cogliere, e proprio partendo da questa idea, eh, Merrei si innamora perdutamente di questo film. Sempre Merrei, sempre l'occhio, e, e decide. Vedete scorrere le immagini, scorrere sì, le immagini. No, no, hai fatto bene, hai fatto bene, sono tutte immagini molto attinenti. E decide quindi di organizzare una vera e propria prima con un pubblico eh, d'eccezione anche, possiamo dire, c'era eh, per esempio Jean Cocteau, Pablo Picasso, lo stesso André Breton. E questa prima viene organizzata nel 1929 presso lo studio, oddio mio. Ursuline, ok, mm. <ride> okay. Ehm, è, è molto interessante il fatto che. Eh, vai, vai, continua a fare delle immagini. Sì, è sì, interessante sì, sì, sì. il fatto che eh, Dalí e Buñuel, soprattutto Buñuel, erano convinti che sarebbe stato un fiasco. Buñuel, addirittura, cioè, gira questa voce che lui si fosse portato in tasca dei sassi per reagire <ride> a eventuali critiche. Ovviamente, prenderlo veramente con filosofia, no? Quando ti criticano, tu che fai, lanci un sasso? Mi sembra la cosa migliore da fare. Erano artisti, giustamente. E, e Buñuel, quando seppe del successo, andò su tutte le furie: andò su tutte le furie perché lui non voleva che il suo esatto. Questa era la locandina di anne Andalù Andalou, la prima locandina, lui non voleva che il film, magari nel suo inconscio sì, voleva che. Questo è successo, però il successo andava a, in qualche modo a scardagliare la sua immagine, la sua idea di cinema, no? di un cinema che doveva essere uno strumento subversivo, uno strumento rivoluzionario, poetico, che doveva porsi come fine non quello di attrarre realmente le persone, ma di far dubitare della realtà stessa, de della realtà stessa dell'ordine esistente, di scioccare lo spettatore. Ed è interessante proprio perché il film, questo film, e da qui ci riallacciamo ad Antonin Artaud, sì. questo film in realtà è stato, non è stato il primo esempio di film surrealista, il primo esempio di film surrealista è stato le, eh, La Conchiglia e l'Ecclesiasta, cioè le, le cocheie e le clergie, una cosa del genere, di Germain Indula. E mh, Fu un fiasco stratosferico e questo film si basava su una sceneggiatura di Antonin Artaud, e ehm, Antonin Artaud perché è essenziale per la riuscita di questo film? Antonin Artaud ha teorizzato uno dei testi teatrali, secondo me, più interessanti e complessi del Novecento, che è il teatro della crudeltà, l'idea esatto. di un teatro che dovesse in qualche modo violentare lo spettatore, scuoterlo, provocare lui non un atteggiamento di masochismo vero e proprio, ma un atteggiamento catartico, cioè lo spettatore nell'essere scosso doveva provare talmente disagio da innescare un, di, di accogliere diciamo, all'interno di se stesso una, un processo catartico di liberazione, che in qualche modo lo faceva sentire messo in pericolo. E questo film a scena andalù si pone come obiettivo quello di scioccare lo spettatore, lo si può vedere anche nei primi due minuti di film. Già i primi due minuti ti fanno capire che il fine del, del film è proprio quello di scioccare lo spettatore, scioccarlo proprio perché? Scioccarlo per addestrarlo a un nuovo tipo di visione, a un tipo di visione anomala, inedita, che nulla ha a che fare con la sua esperienza quotidiana e che lo deve mettere in condizione di vedere oltre la realtà stessa, di cogliere una trama che non esiste, di cercare, se stesso, di cercare la trama stessa anche Beh. quando apparentemente sembra non esserci ah, ok <ride> mamma mia, mega pippone eh, ragazzi se avete del delle degli interventi, delle cose fate i punti nel senso non deve essere un monologo deve essere uno scambio e mm, e... anche tu Danilo ti prego ma io, <ride> sai, io mi, mi incanto ad ascoltarti e c'è da dire che forse ecco, um, eh, da lì e, e Buñuel vogliono in qualche modo anche disorientare in un modo o nell'altro lo spettatore, no? creando, sì. ecco adesso parlando proprio del film in, in pieno, diciamo, entrandoci all'interno, la suddivisione in capitoli del, del, esatto. del, del cortometraggio che sono totalmente messi apposta proprio a disorientare lo spettatore, mm. perché sono continui salti temporali. Eh, e questa è sempre una Sconnessi cosa... connesse molto... Sconnessi tra di loro. Eh, io inizierei, se tu sei d'accordo, inizierei proprio a, a mostrare magari qualche immagine del film. Sì, sì, sì. Infatti volevo, volevo chiederti, magari di mettere, sì sì, anche magari all'inizio c'era un'immagine con Dalì e Buñuel, anche proprio sì. per farli vedere insieme. Sì, ah ok, ok, aspetta. Così diamo anche una, una concretezza a queste due figure, proprio per farli sì. vedere anche da giovani. Asti ma ragazzi io sono, sono una felicista, adoro vedere Dalì giovane perché secondo me è, era veramente una, una, un una figura straordinaria. Allora, eccoli. Eccoli. Eh, dare <ride> le orecchie di Dalì, ragazzi, che sono patrimonio dell'UNESCO. Esatto. Vera veramente delle radiotrasmittenti. E, e quindi questi appunto sono Dalì e Buonuel, Dalì a destra, Buonuel a sinistra. Eh, appunto all'epoca di... poi li ritroveremo anche nel film Sì, sì, sì. Nel, è... nel, sì, sì nel, nel prologo è proprio lui Il che prologo. fa, che compirà quel gesto, esatto. come dire, molto, molto, molto particolare che vedrete. E... C'è la carta, diciamo così. Esatto, esatto, abbastanza mh, terrificante. Quindi sì, nel senso, volevo far vedere queste immagini proprio perché eh, queste immagini d'epoca secondo me sono importantissime. quindi anche proprio per dare un volto a queste due figure e anche poi immagino che voi comunque conosciate il percorso artistico ma anche proprio iconico di Dalì vedete quanto quant è cambiato ovviamente rispetto all'icona di Dalì con i baffi eh, a punta ah, eh, esatto, eh, era, <ride> qui era proprio un ragazzino quindi questo è interessante quindi sì direi di, di far vedere, di fare iniziare appunto il film sì e io non parlo, io allora fare vedere quella scena parlerei dopo quella scena dopo quella scena ok, okay. Eh, non so parlarne dopo aspetta un secondo che allora l'ha detta senza audio, giusto? sì sì, come vuoi se vogliamo far sentire l'audio all'inizio poi lo togliamo, giusto per far capire la musica è una musica ovviamente nel 29 mh, era il film mm. il cortometraggio era muto esatto. nel 60 però eh, Buñuel fece eh, diciamo, incidere sul, sulla pellicola possiamo dire appiccicò, detta proprio basic esatto. la, la, la musica che doveva essere suonata al momento del, della visione perché ovviamente sapete tutti che nel, nel caso dei muti la musica veniva suonata in sala d'accompagnamento. Troppo alta? No, no, va benissimo. Diteci se, se si sente, se si vede bene. No, messa apposta anche che se vuoi parlare sopra, capito, ce l'hai come tappeto. Sì, sì, sì. Ok. Esatto, nel 60. Ora preparatevi a questa bellissima scena. Questo è Buñuel, questo che vedete con il Rasoio. A notare che le immagini sono associate tramite appunto una in qualche modo coincidenza grafica. Che bello! <ride> Siamo ancora in fascia protetta, quindi perfetto. Allora, esatto. quello che avete, che avete visto, appunto, ovviamente è una scena abbastanza traumatica, state tranquilli, l'occhio non era ovviamente un occhio umano, era un occhio di un bue morto, e, per dirlo, cioè nel senso, si notava però. E, allora, iniziamo a parlare un po' di, di questa struttura, mio caro Danilo questa struttura molto, molto, molto anomala, disorientante, come hai anche detto tu. E, appunto, irrazionale, ma che sappiamo... Già con l'apertura, diciamo così, del, 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 della scena dell'occhio, è già come eh, diciamo così, incipit a quello che dovrà succedere poi nel resto del film, nel senso questa... entrare all'interno dell'occhio, del, del, dell quindi entrare... E ovviamente non è un... Uscire dall'occhio, quindi aprire per poter far uscire qualcosa, ma probabilmente, forse questa è ovviamente una mia interpretazione del tutto personale. Ma è un tagliare, un dilaniare per entrare all'interno, perché la sensazione che si ha. Per, tutto per tutta la durata del cortometraggio è quella di essere all'interno di qualcosa esatto. e non qualcosa di proiettato come può essere appunto una sorta di fantastica e inconscia lanterna magica diciamo così ma esattamente l'opposto secondo sì, il sì, mio sì. punto di vista non so tu cosa no, ne no, pensi di questo no, sono, sono d'accordo con te anche perché lo stesso gesto di squarciare non in qualche modo non, è un'azione un che allude a un qualcosa di compiuto e non in qualche modo eh, come dire non si può tornare indietro Cioè hai, so. ha, ha squartato quello che quello squarciato ed, sì. ed è interessante proprio perché si possono dire 300 cose su questa, su questa scena si può interpretare in 300 modi diversi dal punto di vista metacinematografico da un punto di vista psicoanalitico quello che ti pare. L'idea però è, io provo a muovere un'interpretazione un da un punto di vista metacinematografico, una mm. abbiamo già detto un po' che è quella che si ricollega ad Antonin Artaud, cioè l'idea di scioccare lo spettatore per metterlo in qualche modo nelle condizioni di poter vedere il film in un determinato modo, esatto. e, ma secondo me eh, l'interpretazione per, cioè, è personale e che mi ha sempre suggerito questa, questa scena, l'idea proprio di un'analogia quasi con l'obiettivo cinematografico no? con l'idea di un occhio che sia un occhio automatico un occhio meccanico che possa in qualche modo andare oltre le possibilità dell'occhio umano per andare mm. a cogliere qualcosa di più profondo, di più in, appunto che si riallaccia proprio alle logiche del, del sogno dell'inconscio stesso, no? Ed è anche qui un entrare dentro l'occhio per entrare in qualche modo nella mente di un qualcuno e cercare di andare ad analizzare eh, gli aspetti più in qualche modo irrazionali di quella, di quella persona. E, ed è anche proprio l'idea di occhio eh, meccanico, occhio cinematografico, in grado di, 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 di cogliere appunto questi, questi dettagli inediti, è anche un'idea eh, portata avanti, per esempio, dallo stesso Walter Benjamin. L'idea proprio mm. del cinema in grado di mezzo, di, di essere uno strumento, un mezzo in qualche modo che può, eh, può far vedere la realtà da un punto di vista più oggettivo. Perché? Perché il film ti consente per esempio di eh, notare dei particolari di un luogo, di un viso che magari l'occhio non è in grado di cogliere nel film puoi so. bloccare le immagini per osservare meglio eh, l'angolo so, dell'inquadratura piuttosto che al centro, quindi lo sguardo è libero di muoversi all'interno della cornice. Ed è uno, uno sguardo che secondo me, eh, poi vabbè, possiamo veramente discuterci per ore su questa tematica dello sguardo. Autori e autori hanno parlato dell'accostamento tra occhio meccanico e occhio umano. Che è appunto proprio come strumento di registrazione della realtà stessa. Quindi, mm. io muovo appunto questa, questa interpretazione. Sono totalmente d'accordo con la tua, e ho detto, secondo me, si potrebbe veramente anche parlare, per ore proprio solo su questa scena perché è assolutamente è fenomenale. E, e già qui secondo si inizia: è, con... è soltanto la scena iniziale, oltretutto esatto, In esatto. Realtà... Tutte, tutte cioè, varie... ora infatti, che state vedendo, no? Che state vedendo il film scorrere sotto le nostre parole, potete vedere proprio questa. Non so se qualcuno di voi ha capito in realtà che cosa, cavolo, sta succedendo, chi sono questi esatto. due? Perché lui le ha toccato il seno? Perché la sta guardando in questo modo? Chi è questo tizio? Chi è lei? Cioè, è interessante questo film proprio per questo, perché abbiamo visto razionalmente tu come puoi dare una giustificazione a tutti questi eventi? Cioè, com'è com possibile? Eh, è un qualcosa che ci dita, che ci dice: Ma che cavolo Che si sono affamati E eh, invece no, questo perché siamo abituati a guardare le cose con un occhio che cerca in qualche modo sempre e solo la narrazione. Una narrazione esatto. che sia chiara, che sia lineare. E non siamo abituati a confrontarci con dei prodotti audiovisivi e cinematografici che hanno un tipo di narrazione diversa, che possa essere il film, il film di Godard, che possa essere, eh, non lo so, un, un, un altro film del genere. E, e questo il film. Non... Esatto, questo film non segue per niente le regole narrative classiche, possiamo <ride> dire. Però secondo me. È un film che segue una logica che è apparentemente razionale e disorientante, ma che se in realtà viene letta con uno sguardo appunto inedico, inedito, alternativo, cioè uno sguardo eh, che è stato messo in condizione di guardare in quel modo anche proprio dalla scena iniziale, in realtà questo film risulta essere in qualche modo sempre, come dire, sempre un po' strano, sempre un po convenzionale, però che risulta anche avere in realtà una vera e propria coerenza interna, cioè una coerenza che Anomala, però è cioè, una logica interna che è anomala, ma è comunque coerente perché non è causuale, causale, scusate, non è causale proprio perché segue le regole in qualche modo dell'inconscio. Infatti, da lì, come avevi detto anche, anche tu, eh, Scusami, Bonuel, come hai detto anche tu, eh, dirà appunto in realtà che questo film non è fatto a caso: non ha preso immagini, appiccicato le immagini a caso. Ma anzi, che eh, in qualche modo eh, questo film segue proprio la volontà di far, par di far parlare l'inconscio degli autori, che è un inconscio diverso dal mio, dal tuo, dal vostro. E anche per questo motivo è un film che può essere interpretato in milioni di modi diversi, proprio perché è esatto. un'esperienza personale. E. Ora, il, leggo... filo, il filo narrativo del film è il nostro filo narrativo. Ehm, forse è, è una cosa che accomuna quasi eh, tutto il movimento surrealista. L'idea ehm, di. di eh, di essere in qualche modo noi, sceneggiatori e registi in un modo o esatto. nell'altro del, del, del film in questione. Questa è una cosa molto interessante. Soprattutto la cosa che rende molto interessante tutto il genere surrealista cinematografico, per, almeno. Eh, poi, magari finita la discussione, magari mh, due o tre film surrealisti, del, diciamo, più moderni rispetto a, a a questo, eh, però vai, vai Benedetto, scusami, scusate di No, no, ma che stai scherzando? Ma guarda, su, anzi, alla fine magari consiglia qualche film del genere perché davvero eh, sono d'accordo con te: sono veramente particolari e unici e per questo rivoluzionari. Mm. cioè L'idea, il, il pensiero che nel 29 è uscito eh, la passione di Giovanna d'Arco ed è uscito sì. anche a scena Cioè, già questa idea, già mettendo questi due film. Cioè, Già questo è, è, è assurdo, secondo me, ed è proprio bello per questo: perché è assurdo. E, e infatti, di, diciamo che eh, in questo apparente caos comunque vi è un ordine e lo afferma anche lo stesso Buñuel. Leggiamo un po' eh, che cosa appunto intendeva Buñuel. Allora. Eh, Bonuel afferma che ehm, dovevano eh, essere immagini, inere, proprio alludendo alla, al montaggio stesso del, del film, ma, quindi dovevano essere immagini che ci sorprendessero e che entrambi accettavamo senza discussione, nient'altro. In un show andaluz, il regista prende per la prima volta una posizione sul piano poetico e morale. Il suo obiettivo, cioè del film, è quello di provocare nello spettatore reazioni istintive di attrazione o ripulsa. L'una nel film simboleggia nulla. La mancanza di illazione logica in un scenario è una frottola. Se così fosse, avrei dovuto ridurre il film a semplici flash, buttare in un, campello, in un cappello le diverse gag e incollare le sequenze a caso. Esatto. Non fu così e non perché non avrei potuto farlo. Non c'era alcuna ragione che lo impedisse. No, è semplicemente un film surrealista in cui le immagini, le sequenze, procedono secondo un ordine logico, la cui espressione dipende da, però dal non cosciente, che, naturalmente, segue il proprio ordine. Usammo i nostri sogni per esprimere qualcosa, non per, non per presentare un guazzabuglio. Un Andalou non ha di assurdo che il titolo è già qui possiamo chiudere <ride> così esatto. <ride> possiamo chiudere così assolutamente cioè nel senso giustamente eh, dice che eh, il non consciente segue il proprio ordine che non è un ordine razionale ma non per questo non è un ordine non esiste solo il linguaggio tipicamente razionale anche il linguaggio irrazionale parla in un modo diverso ma non per questo è, è diciamo mino minore o comunque non ha un proprio linguaggio e è interessante come stavamo dis discutendo di Danilo che Uncharted 1 non ha di assurdo che il titolo perché abbiamo visto che effettivamente il titolo è l'unica cosa che non c'entra assolutamente nulla non c'entra assolutamente nulla con, con ciò di cui, di cui, di cui parla parlo, no, poi... è interessante quello che stai dicendo, il fatto del tipo di linguaggio, il linguaggio inconscio e non un linguaggio conscio, il linguaggio inconscio parla un, appunto un linguaggio universale, quindi verrà esatto. realmente aperto a tutti, mentre invece quello conscio deve, deve, deve inevitabilmente dar, dar conto a tutti tanti fattori eh, dal, dalla, dalla provenienza etnica al, al linguaggio appunto a, eh, quindi alla lingua alla cultura inevitabilmente del, esatto, del, del, dell'autore sì, sì. invece il linguaggio inconscio esula da tutte queste da queste sì, barriere è in un certo... esatto, è, è universale in io, io posso leggere qualsiasi cosa in questo, in questo film cioè per esempio esatto. ehm, una un ipotetica, eh, l'avevo già annunciato questa cosa, noi cercheremo oggi di non concentrarci tanto sul significato del film perché non c'è in realtà possibile. un vero significato univoco, ok? Cioè, ad esempio io ora cercherò di riportare il significato proprio di Dali stesso, cioè l'idea che abbiamo visto che la figura di Dali molto spesso eh, per quanto riguarda questo film viene accostata solo alla sceneggiatura. In realtà non è solo così. Per gli anni ci sono stati dei batti vecchi, tra due, dicevano: no, l'ho scritto io, l'ho girato io, no, l'ho scritto io, è marito mio. In realtà, come sappiamo, quasi tutti i film eh, le menti sono due, è molto difficile che ci sia un'unica persona che faccia tutto. Banalmente, perché un'unica persona non è in grado di girare, montare, scrivere. Banalmente, perché ok. Ci sono state de, de, delle persone che l'hanno fatto, ma non, non siamo tutti così. Non è detto che se io mi metto a scrivere, mi metto a girare il film, mi occupo della fotografia, mi, mi occupo del sonoro, mi occupo, eh, non lo so, faccio da assistente di produzione, qualsiasi cosa, riesco a fare tutto bene. Quindi entrambi sono stati essenziali per la riuscita di questo film. Però, le, in qualche modo, dalla figura di Dalì è stata anche una figura proponderante, proprio per, in qualche modo, tracciare una sorta di universo, iconografico del film, infatti non so se c'è qualcuno di voi, magari scrivetelo nei commenti che è appassionato di, della poetica di Dalí, dei, dei dipinti, molti, te, molti temi di, film, di, di questo film, molte tematiche di questo film sono anche presenti proprio nei primi, eh, nei primi dipinti, la tematica dell'eros, del Thanatos, eh, del decadimento, della, della violenza fisica, del, anche proprio del doppio, eh, del tempo, eccetera, sono tutte tematiche molto presenti nella poetica di Rally stessa, proprio perché da lì fu anche proprio una figura che in qualche modo fu essenziale e di fatto eh, molti critici, tra cui ad esempio il sommo Bertetto, eh. che è appunto un critico cinematografico abbastanza, abbastanza importante, eh, ha per esempio riscontrato... Eh, una sorta nel, nel fil rouge che lega il appunto le varie, le varie immagini, le varie sequenze del film. Tu continua a farlo vedere il in lupo intanto. Vogliamo proprio scatenare la rivoluzione e le persone che ci guardano. E, dicevo, ha visto nel, nel in qualche modo nel. Nelle, 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 scusate mi sto impappinando, nel processo stesso del film in qualche modo il processo di eh, formazione dell'identità sessuale di un individuo maschile cioè in qualche modo la ricerca dell'identità dell dell sessuale maschile le varie fasi di questa, di questa scoperta le varie esperienze cioè dal, dal, da, ad esempio dall'infanzia che può essere in qualche modo vista con, eh, nel, nella figura del, dell'uomo in bicicletta vestito con abiti maschili e abiti femminili, in qualche modo andare a eh, individuare una sorta di androginia o comunque di una eh, figura che da un punto di vista sessuale non è ancora affermata al 100%, ma che ha comunque delle emozioni, alla mano mozzata, tenuta appunto in questa scatoletta da quest'altra figura androgina, che può alludere a un atto in qualche modo masturbatorio mm. e quindi in modo raffigurerebbe l'adolescenza poi con la scoperta dell'eros de, dell con le prime eh, in qualche modo i primi approcci sessuali eh, la scoperta quindi della figura femminile il desiderio mosso nei confronti della figura femminile nella scena in cui eh, i due i due personaggi principali si scontrano e vi è questa scena anche molto molto violenta molto molto cruda in cui lui tenta di non possedere, ma proprio di violentare la ragazza, mettendola addirittura le mani addosso, le mani sui segni, eh, sul sedere e questo potrebbe alludere in qualche modo a eh, una fase eh, di, pre, diciamo, di post-adolescenza in cui l'uomo entra in contatto con appunto la figura femminile, con il sesso stesso, un sesso che però è sempre accompagnato da una pulsione di morte, da questa pulsione violenta che in qualche modo... Ehm, Repelle l'uomo stesso, no? è quasi una pulsione anima anima animalesca ed è un binomio presente in questo film: Aros Eros e Thanatos, no? Amore e Morte. E poi va infatti, a diciamo, coincidere con la fine, qui vediamo queste due, queste due figure. Eh, dopo appunto, in qualche modo, questo scontro tra lo stesso personaggio. No, Vì è questa scena molto interessante in cui vi è lo stesso personaggio sdoppiato che combatte l'uno contro l'altro e uno spara all'altro. Mm -hmm. Esatto. La tematica del doppio, una tematica anche proprio di confronto con se stesso, no? di scoperta di se stesso, di scoperta della propria identità, che è un'identità che può essere in qualche modo eh, repressa visto dai preti che, si, che sono legati all'uomo, l'uomo che deve tirare i preti, i, i pianoforti con i buoi, con gli asini sgozzati sopra. L'idea proprio dell'uomo è ripreso, totale, certo. Esatto, dalla società stessa, dalla religione, ma anche dalla società stessa. Quindi l'abbattimento la scoperta dell'identità tragica, poi con la morte del protagonista, e anche lei che scappa con quell'altro uomo e il film, in qualche modo, termina con questa scena di loro due sepolti nella sabbia con insetti, scarafaggi che gli ronzano e gli camminano attorno, proprio, proprio per in qualche modo eh, sottolineare questa vena molto, molto pessimistica eh, nei confronti proprio di questo binomio no, dell'eros, che è sempre, sempre accompagnato dalla morte, da, da questo impulso di morte stessa. Sì, sono pienamente d'accordo con questa interpretazione. Eh, adesso pensandoci anche all'idea del, che credo che poi in realtà fosse, no, un'idea di Benoît, quella della mano con le formiche, eh, sì. eh, che quasi in un certo senso. No, da, da, da era da lì. Da, da lì: era da lì, da lì. Eh, che dà quasi l'idea di qualcosa che. Che sta per marcire dall'interno, in un modo o nell'altro. A me è sempre dato sì, questa sì. sensazione. Uh, L'idea di, 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 di qualcosa che marcisce dall'interno. Ehm, tendenzialmente ecco, quello che c'è da dire è che appunto si potrebbero dare veramente um, del, miriadi di interpretazioni differenti. Ecco uh, la mano, Scusa ecco la, te qua, te la mano. Me. Sì, 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 no, infatti, è proprio interessantissima questa cosa. Eh, veramente si potrebbero dare 3.000 interpretazioni differenti, e probabilmente nessuno, nessuna potrebbe essere quella giusta. Eh, <ride> tantomeno, potrebbe essere quella sbagliata. Eh, e se Detto così, sembrerebbe veramente quasi una paraculata. Che no? uno dice: Vabbè, allora, qual è il vero significato? Il vero significato è quello, è quello che, 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 che dà lo spettatore, come dicevamo prima. Eh, perché non sempre il cinema vuole eh, darti delle soluzioni, ma sicuramente forse la cosa più interessante del cinema è quando ti fa fare delle domande, ti pone delle domande uh -huh. a, cui, a cui lo stesso regista, o in questo caso i stessi registi, non possono darti una risposta, perché sarebbe un'ipocrisia alla radice: nel senso, io non credo che né Buonuele né Dalì a essere un, una risposta per ogni, per ogni sequenza di questo film. E, la cosa importante ecco, è doverlo... Ah, spesso ecco, non ci si avvicina a questo cinema, adesso c è, c è, eh, ci sono alcuni ragazzi che mi stanno scrivendo, quindi sembravo distratto, ma in realtà ci sono alcune persone che non scrivono in chat, ma scrivono su Whatsapp, che per lo più sono i, 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 i giovani studenti, diciamo così. Ciao ragazzi, eh, bravi che state seguendo. Spesso, spesso si, si affatica ad avvicinarsi a questi film eh, proprio per questo motivo, per il motivo in cui io non li capisco eh, certo. e quindi si, si crea questo muro questa barriera enorme in cui non li capisco, non, non riesco ad accettarli perché è al di fuori delle mie possibilità. Non è vero, <ride> questa è una cosa fantastica che non è un, un, un lavoro. Intellettuale, ecco, non è un, un lavoro puramente mentale. Questi sono Tutto film messo. che non vanno esatto, a tutti questi, questo è, sono film che non vanno visti con solo ed esclusivamente con questi paio d'occhi, <ride> ma bisogna vederli con un altro occhio, che è quello interiore, che è quello di pancia, che è quello istintivo, eh, che è quello non cosciente, non razionale. Eh, è quell'occhio, sono quegli occhi che di solito apriamo eh, di notte quando dormiamo, quando siamo nel, ne, in una fase totalmente di assenza di noi stessi e di giudizio di noi stessi. Eh, quindi è, è quale, quale genere meglio del surrealismo in realtà può, può, può essere accessibile a tutti, eh, democraticamente a tutti. Esatto. Eh, con qualsiasi livello di istruzione noi abbiamo oltretutto eh, non a caso poi giustamente il surrealismo verrà eh, alcune sequenze del surrealismo o alcune tematiche del surrealismo verranno poi riprese in film che niente magari hanno a che fare, a che fare, uh, fare. con il surrealismo uh, adesso beh per... che, oltretutto questo film è citatissimo in tanti, a... in tanti altri film eh, che appunto niente ha a che fare col surrealismo eh, anzi prima abbiamo cercato anche di trovare qualche, qualche sequenza magari qualcosa del lavoro difficilissimo ecco se realtà. voi avete idee perché noi in realtà non abbiamo trovato vere e proprie citazioni dirette ma più che altre mm. influenze ecco esatto. se voi in chat avete delle idee perché prima io e Danilo si, ci stavamo arrovellando il gulliver nel tentativo di, di trovare qualcosa ma come dire, esatto, cioè, anzi, anzi eh, esatto. oltre ovviamente a quella più diciamo immediata, come abbiamo di cui parlavamo anche prima, quella più immediata della falena eh, esatto. sul muro, eh, la falena teschio di morte, che, 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 che verrà poi ripresa in, nel silenzio degli innocenti, eh, che è molto interessante, la Crisalide. E, detto questo. Eh, io direi di, di, di chiudere il cerchio, Perfetto. E, e, e magari dare qualche input su, su qualcosa di, di, di eh, diciamo, moder più moderno. Diciamo, di, di, com quasi come continuazione di questo del filone surrealista, che in realtà è un filone che arriva fino ad oggi, eh, quindi non si è mai fermato come genere. Eh, Vai, vai, lascio per... mano libera. Vai vai. Sì, no, vabbè, ma tanto è per concludere, figuriamoci. Ehm, io mi sentirei di consigliare, perché lo consiglio spesso anche a, agli studenti, eh, consigli, di, i, i primi corti di David Lynch, eh, che, che è ovviamente il, forse il surrealista più, esatto. ehm, più a, alla, non alla portata di tutti, diciamo sì, ma. Quello vivente quello esatto, che possiamo sì, aggiungere sì, sì, sì. attivissimo sui sui social ultimamente. Da, dal periodo della pandemia, iperattivo iper sui social, quasi un influencer è diventato. E, e quindi consiglierei i primi appunto i primi corti di, di Lynch come di um, Alphabet, magnifico, splendido! Um, che non possiamo mostrare qua, perché io l'avrei fatto mostrare, ma a quanto pare Twitch è probabile che io ce li no, blocchi. No, tutti. meglio, no, meglio dirò, un no. conto le cose esatto. del 29, un conto i film di Lynch. Esatto. 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 Eh, ah, eh, Ora sì. che mi ha fatto vedere in mente Lynch, c'è un film, c'è un corto, che è proprio, dura proprio come Unchained Andalou, che secondo me ha degli elementi che Possono essere influenzati da questo film che è What Did Jack Do, che sta su Netflix, mm. che mm. è questo cortometraggio con questo. Questa che è una scimmia cappuccina, tipo sì, che sì, viene sì. che compie un. non si capisce bene. Dovrebbe compiere tipo un omicidio. E David Lynch interroga questa scimmia cappuccina. Esatto. E non si capisce assolutamente nulla di quello che succede, e c'è una scimmia Cappuccina, però è molto carino il fatto che ci sia una scimmia cappuccina. Quindi guardatelo, anche solo per la scimmia Cappuccina che è molto espressiva. E che Sono esatto. sicuro che non sia una scimmia Cappuccina, oltretutto. Non lo so, e... infatti, se è. Vabbè, quella... per no. intenderci, è quella però, di sventura, sono. diciamo. <ride> allora, no, vabbè. Non è quella. No, non è quella tipo... Perché vabbè, io scimmia cappuccina l'associo a un altro museo, che quella era quella scimmia che prendeva pizze tutti. No, no, no non l'ho vista in un altro museo. <ride> Ragazzi, eh... Eh, secondo voi dobbiamo eliminare Danilo da questa rubrica dopo <ride> che ha detto questa, questa eh, oscenità? Non ho molta simpatia per Ben Stiller. Questa è la faccia outing, così. Non ho molta simpatia per quello con ben Wilson. <ride> Eh, Io stavo cercando è... altri film da realtà da, perché ci sono ovviamente. Eh, altri ma... Scusami, poi consiglio oltre i magari questi corti, diciamo i corti veramente corti di David Lynch. Che David Lynch, per chi non lo sapesse, per me è quasi come per Benedetta eh, Orson Welles più o meno, eh, Grandmother, sempre di David Lynch, che è un mediometraggio in realtà 45 minuti, che è fantastico, veramente fantastico. E quello è veramente molto, molto lynchiano Ovviamente sì, sì, sì. No, allora io eh, consiglio: anzitutto proprio per andare in, in opposizione, guardatevi la passione di Giovanna d'Arco di, di Dreyer. Proprio per capire che, che, cioè, che razza grazie, Brian, non è, grazie, Non è, gra, <ride> non è. Brian, grazie. però grazie. Danino, <ride> nuova Giovanna d'Arco, e poi io <ride> allora. non posso che, che consigliarvi assolutamente 8 e mezzo di Fellini 8 e mezzo, se esatto. parliamo, se parliamo esatto. di sogno Fellini così proprio cioè, Fellini esatto. la città delle donne 8 e mezzo Amarcord insomma proprio cioè, ce n'è esatto, per tutti i gusti anche per esempio Vertigo di Hitchcock un po dei rimandi non dico surrealisti eh, certo eh, oltretutto Hitchcock ha, ha collaborato anche con lì. In, esatto. nel film um, eccolo lo sapevo nel film uh, io, io ti troverò io, ti salverò io ti, io salverò. ti salverò io ti salverò io ti salverò grazie devi, devi... Eh, non ricordo, il titolo è in 45, inglese mi, mi sembra esatto, esatto sì sì, sembra. sì sì sì. no, no assolutamente ma vabbè cioè, che di Gregory, so, cioè, peck. Gli... Era Gregory esatto. peck sì sì, sì. Eh, anche mi viene in mente il passo nudo eh, sì. Tratto da, appunto da, dal, dall'adattamento di, di Burroughs meraviglioso che io amo la follia. Non so se il film sia di Cronenberg, mi sembra sì, sì, ecco, anche Dai. quello insomma, è sempre su quel ecco. versante Cronenberg sia voglia. Senso, <ride> anche Cronenberg, anche lui eh, non lo so eh, se vogliamo andare un po' più indietro con gli anni, ecco, anche allora, cioè, esempio, Brian. Brian dà un ottimo suggerimento, la montagna sacra di Ioroschi. Ah, di Ioroschi, sì 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 sì, sì assolutamente anche... Mh, vabbè, io potrei pro proporvi un film, però è molto, insomma, è del 30, eh, di Jean Cocteau, sangue Poète, non so, mm, però mm. quello è proprio per, la, per uh, i, 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 come dire, gli scapestrati che vogliono esatto. farsi del male. <ride> E allora, allora se farci... poi vogliamo parlare di farsi del male, se poi vogliamo parlare di farsi del male, io ne voglio consigliare uno che io ho amato tantissimo, ma è veramente, è molto, nel senso, è, è, è una scalata, nel senso, veramente, bisogna, eh, cioè, bisogna proprio rilassarsi e lasciarsi andare. Eh, il film è Bigotten, che è un film francese eh, di Elias Merridge, Omer so, questi francesi, e, è del 90. Saremo tipo bloccati e non potremo mai esatto. pensare in Francia e Spagna a vita dopo, dopo tutte le cose orribili che abbiamo esatto, pronunciato. Esatto. È cioè, proprio e... loro, diti wanted, dead or alive, esatto. proprio. Questo è stato un film <ride> totalmente in bianco e nero, senza dialoghi. Soltanto con, senza musica e soltanto con, con soltanto suoni della natura. Eh. <ride> Fantastico. Ragazzi, voi se avete dei film, diteci che, che. che esatto. Utilizziamo questi, certo. questi, oggi siamo stati bravi comunque. Eh? Un'ora e un quarto. Perfetti, cioè, sì, veramente perfetti. Siamo stati, siamo stati, molto bravi. Sono, sono contenta. Poi. Mm, non lo so, io vabbè, vi consiglierei: questo non c'entra niente con la visione, però andatevi a leggere un po' di, di cose su Antonin Artaud perché io lo amo e, ed è favoloso. E veramente è stato un, un genio incompreso che è ritenuto pazzo per anni, ma in realtà c'era molto poca, molta poca pazzia nella sua genialità. E poi nella genialità c'è sempre un po' di follia. Però, ecco, nel senso, è stata una figura fondamentale per il teatro del Novecento, è stata una figura ponte tra il teatro del Novecento occidentale e il teatro eh, diciamo, orientale. Per esempio ehm, eh, ha, eh, è stata eh, no, notissima la sua esperienza con il teatro balinese, no? con i principi del teatro balinese che poi vennero in qualche modo ripescati, rielaborati e integrati all'interno del training dell'attore eh, occidentale. E, mm. e appunto è stato veramente un autore straordinario e per tutti, per tutti i fattoni che ci seguono è stato anche un grandissimo amante del peyote <ride> Ha scritto <ride> un intero libro su, sui riti del Peyote. Eh, sì, Brian ha ragione, giustamente. No, Bunuel okay. non bisognava mai, sì, sì, bisogna vederli tutti. Hai perfettamente ragione. Mm -hmm. Brian è il massimo esponente, il massimo appassionato e studioso di, di Buonuello, quindi ero, ero abbastanza in soggezione quando ho saputo che ci sarebbe stato anche lui. <ride> Però dai, so, sono contenta. E Nossa, niente, dai. ragazzi. Se... Anzi, se avete delle altre idee, delle altre cose, oltre a poterci scrivere qua in chat, eh, ma magari, adesso mi sembra che abbiamo quasi finito, ma magari oh, o ecco, oh, su La, La luna di Melie di Benedetta o oh, su, su, su Birol per quanto riguarda me, nel senso se volete consigliarci qualche film che magari non abbiamo citato, ma che ovviamente noi siamo da. ghiotti, guarderemo molto volentieri e magari poi volendo possiamo commentare pure insieme eh, ci farebbe veramente molto molto molto, pi molto piacere assolutamente mo. dunque dunque eh, siamo giunti alla fine siamo giunti mm. alla fine oh no e... oh sì, oh, sì. <ride> io infatti chiudo finestre a caso ok siamo giunti ah, alla fine okay. mi è venuta in mente una cosa che non abbiamo Gra detto Cosa che ho dimenticato io, no? No, no, che, che è una ah, cosa stupida in realtà. Molti, vedendo comunque il film, ora la musica non c'era, quindi non, 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 siete stati, cioè non, non è stato un aiuto per voi comprendere questo elemento. cioè L'impiego delle gag c'è stato mm. veramente un utilizzo di, di gag slapstick molto molto interessanti che danno, hanno dato una sfumatura, secondo me, ancora più tragicomica. Agli eventi del, del film, e che è molto interessante proprio perché, comunque, si pone quasi in negativo all'esperienza della slapstick americana no? di Chaplin Keaton e, e via dicendo. Quindi, mm. Harold Lloyd, eccetera. Quindi, anche questo aspetto, secondo me, era molto, molto interessante. Anche perché lo stesso Buonuele lo dice, no? che lui avrebbe potuto montare gag così a caso e, <ride> e fare mm. un film totalmente diverso quindi questo questa era l'unica capolata che volevo dire che ho avuto, non lo so, la lampadina un <ride> no. strumento di delirio <ride> esatto, ah, ma volevo dire <ride> Beh, allora lascio no, lascio è che mi tocca fare la solita cosa antipatica che si fa sempre a fine diretta vi diciamo. eh, ricordo vabbè, noi ovviamente ci rivediamo con storia di celluloide il prossimo e con un nuovo argomento che magari decideremo bene eh, in, in questa settimana <coughs> e ricordo a tutti però che per restare aggiornati appunto sui su vari argomenti le varie live che faremo di o seguire ovviamente la luna di Melie di Benedetta o di seguire b produzioni con eh, da questo lato diciamo così o eh, no, su no. Instagram esatto o su Instagram o su 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 Facebook per il nostro pubblico boomers o, <ride> <ride> o... Allora, siamo aperti a qualsiasi tipo di social tranne TikTok quindi ci potete trovare addirittura anche su Twitter e Novità delle novità che non è tanto più una novità ormai, ma questo la serata di stasera, di, la serata di stasera, ecco qua che il surrealismo. Sì, questi sono gli effetti me. del surrealismo. <ride> esatto. <ride> Inizia a parlare <ride> per sinonimi o <a> stesse parole. <ride> esatto. La puntata di perdonatemi la puntata di questa puntata la potete trovare <ride> tranquillamente in formato podcast su Spotify. Quindi, se su Spotify volete cercare Birol Produzioni, troverete la puntata di stasera. Link, Potrete su. usufruire di noi come di un video SMR e, e, e esatto. dormire esatto. <ride> ovunque no. voi vogliate, ovunque esatto. voi vogliate. Detto questo, Benedetta, io ti ringrazio come al solito. Ringrazio eh, te, ovviamente. E a lunedì prossimo a tutti. Buonasera. Andiamo a lunedì, ragazzuoli. serata. Dagli a tutti.